Simone Faggioli ha vinto la 60ª edizione delle Svolte di Popoli sulla nuova biposto della cassa francese, a cui il pluricampione d'alfiere della Best Lap era la sua seconda uscita, la prima in Italia. Simone Faggioli, questa ennesima vittoria qui a Popoli, che emozione ha provato questa volta? Sempre delle grandi emozioni, perché Popoli è un percorso bellissimo, molto tecnico, e poi si vive proprio una bella passione tra gli abitanti, tra gli organizzatori, tra tutto il pubblico presente, quindi sono veramente felice. Poi abbiamo portato a debutto anche questa nuova vettura 2000, e è risultata performante, e siamo riusciti a vincere l'assoluta, quindi siamo molto felici. Un percorso difficile? Sicuramente un percorso molto difficile, molto tecnico, si guida dalla partenza all'arrivo, non c'è punti dove ti puoi rilassare, e di questo fa sì che è una delle gare più belle d'Italia. Oggi la gara era molto aperta, sia con Di Fulvio, Fazzino, c'era Lombardi, De Gasperi, erano tutti candidati sicuramente al podio e alla vittoria, quindi è stata bella fino alla fine. Che significa questa ennesima vittoria? Ma sicuramente significa che siamo andati sulla strada giusta e siamo molto contenti. Un avvincente duello tra due Osella ha completato il podio, un secondo posto a testa per Achille Lombardi e Luigi Fazzino. Lombardi in gara 2 sulla PA 2000 Honda e per soli 9 centesimi si è preso il secondo posto finale. Quarto il trentino Diego De Gasperi su Osella FA 30. Un'edizione fantastica, molto partecipata, tra i più grandi piloti del campionato italiano del momento, tra l'altro molto partecipata anche dalle auto storiche, quindi direi è stata una bella festa per tutti e sicuramente un gran successo per gli amici delle Svolte di Popoli. Ha vinto Simone Faggioli. Diciamo con la macchina nuova, piccola, perché la sua è un 3000 di cilindrata normalmente, questa è 2000, sicuramente ha fatto valere la sua stoffa dell'11 volte campione europeo. Sempre una grande partecipazione di pubblico qui a Popoli. È stato impegnativo nella preparazione insieme alle forze dell'ordine che hanno dato un aiuto egregio. È stato fondamentale anche per gli uomini della protezione civile che hanno collaborato al fine che tutto vada bene, e direi che siamo tutti molto contenti che gli spettatori si siano divertiti. Quest'anno praticamente questa 60ª edizione della cronoscalata di Popoli è stato un evento importantissimo e i ragazzi sono stati bravissimi, quelli della serie di Svolte di Popoli, e grazie a loro la manifestazione è andata in maniera, insomma, come si è ben visto, c'è un pubblico numeroso e ha portato tanti appassionati dei motori, cioè Popoli è tornato, diciamo, è diventato di nuovo il Ferragosto popolese di una volta, e ha portato tanto turismo e soprattutto turisti appassionati di motori. È sempre una manifestazione che richiama tantissima gente. Assolutamente sì, ma quest'anno ancora di più, è praticamente il campionato italiano nazionale della cronoscalata delle Svolte di Popoli, e quindi è un evento, diciamo, a livello sportivo dei motori il più importante della regione.